si è conclusa. Ora ci sarebbe quindi la mozione 1008 Patuanelli ed altri, che riguarda la introduzione di un salario minimo garantito per i lavoratori italiani. Ha facoltà per 5 minuti di parlare in illustrazione il senatore Patuanelli. Prego. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Prima di addentrarmi nell'illustrazione del testo della mozione, non posso, per il suo tramite, Presidente, ricordare al senatore Della Porta che si lamentava di chi ha usato la parola mercimonio rispetto a quello che è accaduto sul testo della mozione e dell'ordine del giorno dell'autonomia differenziata, che la mia forza politica ha dovuto subire attacchi quando si è parlato di voto di scambio per il reddito di cittadinanza che stava nel nostro programma elettorale. Si può non essere d'accordo sul reddito di cittadinanza, poi forse il Paese vi farà cambiare idea, però ci avete accusato di voto di scambio, che anche nel lessico di questo Paese credo sia un po' più grave del mercimonio. Ma guardate, la discussione sulle diverse mozioni che si susseguono, io ringrazio peraltro da questo punto di vista la maggioranza per la sensibilità che ha avuto consentendo all'opposizione di illustrare e votare nella seduta di oggi le proprie mozioni rinunciando alle loro. Però non posso non dire che il complesso della discussione che si sta svolgendo in quest'Aula oggi mette in evidenza e platealizza ciò che per noi è evidente da tempo. Governo e maggioranza sono in totale confusione. C'è bisogno di un ordine del giorno al testo della mozione sull'autonomia differenziata per ricordare ai colleghi di Fratelli d'Italia che alla Lega del presidenzialismo non gliene frega niente e da parte dei colleghi di Fratelli d'Italia, quelli della Lega, che dell'autonomia differenziata non gliene frega niente. Abbiamo un ministro che oggi dichiara: quello che sta succedendo al nord e al sud sono due facce della stessa medaglia, il cambiamento climatico. E la maggioranza presenta una mozione negazionista in cui dice che non serve fare niente, le industrie devono continuare a produrre come prima perché tanto il cambiamento climatico è un'invenzione giornalistica. Viene accolta una mozione sulla sanità con il sottosegretario che dichiara che il governo sta investendo cifre astronomiche quando è plateale il fatto che invece c'è una riduzione di 1 punto percentuale sul PIL degli investimenti in sanità e che questa maggioranza e questo governo hanno intenzione di procedere nel percorso di privatizzazione totale della sanità del nostro Paese. E veniamo al salario minimo. La proposta del Movimento 5 Stelle, ma che è una proposta che è stata abbracciata dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi Sinistra, dal gruppo di Azione, è quella di istituire per legge un importo minimo orario lordo sotto il quale non c'è dignità per il lavoro. E questo è il punto centrale della nostra proposta sul salario minimo. Perché chi dice, come nell'ordine del giorno, che l'economia italiana sta andando benissimo, che i contratti di lavoro a tempo indeterminato stanno fioccando, si dimentica di dire che dal 1990 al 2020 in questo Paese il potere d'acquisto dei nostri concittadini è diminuito in modo enorme e che solo nel nostro Paese si è avuto un calo del 2,9% del salario medio annuale. Laddove in paesi che si mettono a modello di riferimento perché non hanno il salario minimo, ad esempio la Svezia, quel dato è cresciuto del 67,1%. Quindi credo che per la struttura del nostro paese, delle politiche del lavoro del nostro paese, l'introduzione di una tariffa, di un valore orario minimo sotto cui non scendere sia necessario. E questo non deve mettere in nessun modo in discussione la grande capacità di molti sindacati italiani, di molte forze sociali italiane che attraverso la contrattazione collettiva garantiscono i diritti ai lavoratori, ma è altrettanto evidente che esistono ancora i contratti pirata e i contratti che sono accettati e sottoscritti e che invece prevedono tariffe orarie inferiori a quella che proponiamo noi. Ad esempio, ricordo che stanno sotto quella cifra i contratti di servizio alla persona per il 67,1% e i servizi alla ristorazione per il 44,6%. Oggi il tema vero è consentire a chi lavora di avere uno stipendio dignitoso che non umili il lavoratore. Solo attraverso quella proposta noi riusciremo ad ottenere questo risultato. Concludo, Presidente, perché tra le varie discrasie di questa maggioranza c'è un DEF che parla di moderazione salariale
come elemento centrale per combattere l'inflazione e un ordine del giorno della maggioranza che dice che bisogna tutelare il reddito medio-bassi. Ecco, il ministro dell'economia nel DEF scrive moderazione salariale, l'ordine del giorno della maggioranza parla di tutela dei salari medio-bassi. Mettetevi d'accordo. Io non so se voi state portando a sbattere questo paese, perché non ho ancora capito dove volete portarlo. Grazie.